Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, mentre io vado in piscina, devo dirvi questa cosa qui, perché veramente mi sono rotto le palle. Non è una questione di tifare, di difendere, non so, i romanisti, interisti, juventini, milanisti e di attaccare i napoletani. No, ok, va bene il negazionismo che hanno da quella parte, quella tifoseria lì, che loro sono bravissimi, sono sempre i migliori. Poi viene fuori che l'agguato di Milano non era un agguato, ma era una cosa concordata tra le due tifoserie. Ma va bene così, va bene così. Quello che a me dà un fastidio boia, porca puttana, è che adesso i giornalisti hanno fatto un casino, stanno scrivendo un casino, ok, con quello che hanno cantato i romanisti ieri, cioè su cori contro la polizia che li fanno ovunque, ed è di prassi, e anche gli stessi poliziotti si mettono a ridere fino a che rimangono cori, ok. Poi cori contro Napoli, addirittura odio Napoli hanno citato, cioè capite, si passa dal lavali col fuoco all'odio Napoli, adesso è anche razzismo, vanno vietati questi cori, mentre i napoletani quando vanno a Bergamo e cantano odio Bergamo va tutto bene, questo qui le frecce solo in India le usano gli indiani, a parte che non erano neanche in India, vabbè comunque, erano in America gli indiani, però vabbè comunque a parte questo, purtroppo è questo che dà fastidio, e quello che dicono, che hanno detto ieri i telecronisti Rai, hanno enfatizzato queste cose, addirittura oggi il Corriere dello Sport riporta i cori contro la Juventus. Sapete che io sono un gobbo al 100%, uno juventino, porca puttana, che veramente, ma se voi riportate i cori contro la Juventus, a meno che appunto non siano, non so, cori sull'Eiser, su Scirea, su Pesotto e quant'altro, va bene, ma se mi cantano juventino pezzo di merda, o il coro là sulla famiglia Agnelli o cose del genere, che cazzo mi interessa a me? Ma levate anche gli sfottò, ma voi volete che lo stadio si trasformi in una chiesa? Ma a parte questo, c'è una tutela spudorata nei confronti della tifoseria napoletana. Perché adesso riportano questi cori, no? Lavali col fuoco, l'odio Napoli e tutte queste stronzate qua. Ma ieri un cazzo di giornale, uno che abbia riportato i cori su Milano in fiamme. Sapete che a me non me ne frega un cazzo di questi cori, sono campanilismo puro e basta. Ma se voi riportate tutto, siate coerenti, giornalisti terroristi, questo siete. Cazzo, siete voi i primi a far aizzare, ok, l'odio nei confronti di quella tifoseria. Perché quando c'è, io odio la disparità di trattamento e l'omertà, le odio queste cose, le odio. Non faccio nomi, però c'è qualcuno che mi ha scritto, più di qualcuno che mi ha scritto, probabilmente avevi ragione, di altre squadre, non della Juventus, di altre tifoserie, probabilmente avevi ragione quando dicevi che la tifoseria napoletana è tutelata. Grazie al cazzo, è da anni che mi batto su questa cosa qua e continuerò a battermi a costo di essere odiato dalla tifoseria napoletana. Io ho amici napoletani e lo sanno pure loro, ok? Lo sanno pure loro che è così. Solo chi non ha un briciolo di cervello dice che ma non è vero, ma siamo i migliori del mondo. Qua io non dico che la tifoseria juventina sia la migliore del mondo, che quella che l'altra. Non difendo la mia tifoseria. Quando sbagliamo, lo dico. Ok, quando noi sbagliamo, lo dico. Va bene, quando noi sbagliamo, lo dico. Non dico che la Juventus, la tifoseria della Juventus è la più leale del mondo. No, no. È quello che non capisce molta gente. Quello che a me fa incazzare è questa omertà schifosa e questa disparità di trattamento tra la tifoseria napoletana e tutte le altre. Oggi tutte titolare ste cazzo di robe, no? Odio Napoli, a parte i cori contro di noi, che ripeto, a me non frega un cazzo, anche se cantassero, non so, Torino in fiamme, Venezia alluvionati o cose del genere, non me ne frega un cazzo. Tra l'altro stamattina c'è stato anche un terremoto qua al nord, io non l'ho neanche sentito stamattina, stanotte, a mezzanotte. Vabbè, comunque, a parte questo, ok, non mi interessano queste cose. Mi interessa quando non solo è la tifoseria napoletana a fare vittimismo, tra virgolette, anzi senza tante virgolette, e soprattutto un negazionismo vergognoso, ma quando sono i media, i giornali, i giornalisti, i primi
a fare disinformazione e a fare omertà schifosa, perché questa è omertà schifosa, è una tutela vergognosa nei confronti di quella tifoseria e contro tutte le altre. Perché si va, di questo passo si va, praticamente sentirete tra un po' i tifosi napoletani cantare contro tutte le città, contro tutte le squadre, contro tutti i tesserati, tutte le altre squadre. E gli altri tifosi non potranno più cantare un cazzo. Questa è la verità. Fine. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, ne parleremo di conseguenza, vedremo cosa decideranno, se poi multeranno la... Perché poi, di fatto, le sentenze le fanno, ok, i giornali, perché buttano la gogna mediatica la curva della Roma adesso? Bene, la curva della Roma o la Roma prenderà una multa, se non una chiusura della curva. Non hanno detto un cazzo sui napoletani che hanno cantato Milano in fiamme? Non faranno un cazzo, neanche una multa, io spero vivamente di no. Però ne riparleremo, ok, quando ci sarà la sentenza, che probabilmente dovrebbe essere oggi pomeriggio o domani. Va bene? Buona giornata a tutti, sto video lo vedrete ovviamente dopo mezzogiorno, come sempre, perché adesso devo andare a nuotare. Boom! Buona giornata a tutti, sempre fino alla fine, Forza Juventus. Ma giornalisti, vergognatevi, perché i primi ad aizzare odio, chiusa tra virgolette, il signor Pistocchi, anzi tra parentesi, il signor Pistocchi, ok, ha aizzato odio contro uno Juve Club di Ischia, e adesso lo dico, perché lo Juve Club di Ischia era, non so, accusato di aver accolto in un evento Luciano Moggi. Non ha fatto nulla, ha solo fatto un evento in onore di Luciano Moggi, l'ha accolto, lui ha pubblicato la pubblicità, insomma, il coso dell'evento nel suo profilo Twitter, ok, con il numero del proprietario, se non sbaglio, del ristorante o comunque di chi si occupa, e un mio amico che ci lavora, collabora, insomma, è dentro lo Juve Club di Ischia, mi diceva le telefonate che non ricevevano in anonimato dai napoletani per colpa di questo qui e questo giornalismo. E poi i napoletani si dicono, e mi ha detto, quando ti dicono che lauri col fuoco di qua di là, ok, ricordati e digli che uno di questi tifosi napoletani che ci hanno chiamato in anonimato, ci hanno detto, ci ha augurato il mare morto, il maremoto, non il mare morto, il mare morto è, dove cazzo è, il maremoto. Quindi, chiusa parentesi, buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video.